centro prove, sempre CNR, una seconda sede, e qui siamo in una fase più applicativa, giusto? Assolutamente, nella sede principale di Messina si sviluppano processi di ricerca fondamentale, qui invece si sviluppano prototipi. Possiamo dire che si tratta di prototipi pre-industriali che precedono subito la fase appunto di sviluppo industriale, mentre abbiamo a Capodorlando poi un altro sito dove lì realmente è un sito dimostrativo. Quindi in questo edificio si studiano questi prototipi. Molti di questi prototipi sono realizzati nell'ambito di progetti europei e nazionali. Attualmente abbiamo circa 25 progetti europei, tra Horizon 2020 e Horizon Europe, ne abbiamo circa 7 finanziati su Horizon Europe, che è un grande successo per noi considerando che il programma Horizon Europe è stato avviato molto recentemente. Però abbiamo anche progetti nazionali, progetti PON, progetti PIOFESR, e quindi questa realtà è importante proprio per la possibilità di applicazioni anche sul territorio locale, regionale, provinciale. Esiste un ottimo rapporto con la Regione Sicilia, in particolare con l'assessorato dell'energia, che ci ha sempre supportato in questo percorso, in questa strategia sull'idrogeno, una strategia che ora è diventata anche una strategia regionale.